Questo pomeriggio si sta effettuando un incontro per parlare, informarsi sul diabete, una patologia che ha anche una grande incidenza sul territorio. Certo, parliamo di una patologia cronica che ha una grande prevalenza, noi stimiamo circa il 5-6% della prevalenza, quindi significa che in una città come la nostra circa 2.500-3.000 persone hanno il problema del diabete e quello che è importante è che molte persone non lo sanno perché non si sottopongono agli esami adeguati. In questo senso volevo dire che noi sabato assieme all'Associazione Diabetici e domenica, sabato pomeriggio e domenica, faremo uno screening gratuito della glicemia con determinazione del peso, della pressione per calcolare naturalmente l'indice di rischio a diventare diabetici nei prossimi 10 anni. Questo è notevolmente importante perché si tratta di una patologia cronica, quindi sicuramente la prevenzione ha un ruolo molto importante. Quello che stiamo facendo innanzitutto invece in questo incontro è la presentazione del quinto corso di educazione terapeutica dei pazienti. Significa che noi selezioneremo o daremo la possibilità a piccoli gruppi di pazienti, da 8 a 10, di seguire dei corsi, dei veri e propri corsi di educazione, che sono diversi dalla informazione, perché l'educazione mira a cambiare quelle che sono le abitudini e quelli che sono i comportamenti. E senza le buone abitudini e senza i comportamenti adeguati, quindi lo stile di vita adeguato, è quasi impossibile curare bene la malattia diabetica. Informare e informarsi sul diabete, una patologia che colpisce anche, possiamo dire, alle spalle e provoca anche tanti danni nei pazienti. E ha detto bene, la patologia diabetica purtroppo è una patologia che ha delle sequele invalidanti importanti e può portare alla cecità, all'insufficienza renale, quindi a gente che va in dialisi per questo motivo. Quindi è bene che chi ne è affetto segua con cura la propria patologia e siccome i mezzi del Servizio Sanitario Nazionale sono sempre più limitati, è giusto che il paziente abbia cura di se stesso. E per aver cura di se stesso ha bisogno di essere addestrato ed educato in questo senso. È proprio il nostro obiettivo, cioè quello di insegnare ai pazienti a gestire la propria patologia per far sì che loro stessi siano più consapevoli e nello stesso tempo informati e nello stesso tempo che gravino meno sul Servizio Sanitario Nazionale. Sicuramente tutto parte da una buona alimentazione. Certamente questa è la base principale, ma non solo, l'attività fisica. Il non fumo, ovviamente un'igiene di vita molto più sano, tutto questo conduce certamente un controllo metabolico più preciso della patologia, conduce poi a una situazione di minor danno rispetto agli organi bersagli. Come percentuali, anche sul nostro territorio, sul territorio nazionale, quali sono le percentuali, ricadenti appunto sulla popolazione? Beh, l'incidenza della patologia nella regione meridionale è intorno al 6-7% della popolazione, però già per esempio abbiamo noi dei dati sulla popolazione magrebina, siamo intorno al 10%, quindi è molto più elevata, quindi ci stiamo occupando anche degli extracomunitari, soprattutto dei cittadini tunisini residenti in Italia e nel nostro territorio, perché questi hanno un'incidenza di patologia molto più elevata degli italiani. E fine settimana ci saranno altri incontri proprio in piazza? Sì, avremo due incontri il sabato pomeriggio e domenica mattina in via San Giuseppe, sarà un punto fisso dove i nostri operatori dove i pazienti potranno accedere agli interventi dei nostri operatori, i quali misureranno la glicemia, la pressione arteriosa e quindi potranno anche dare dei buoni consigli rispetto alla gestione della patologia.